Signor Sindaco, buonasera. Villa Fazzoletti, le donne del vino. Bella questa iniziativa con tante signore che si occupano del vino, che sembrava incredibile, ma è vino al femminile questo rosé. Sicuramente è una manifestazione fantastica, perché viene coinvolta il mondo economico femminile abbinato al vino e alla pizza. È un evento importante per la città perché sono presenti le cantine più importanti d'Italia, con la presidente dell'associazione Donne del Vino, Rosé, che è venuta qui a onorarci della sua presenza insieme alla signora Biassianic. Essere a Sorrento significa godere del buon vino e della buona cucina. È un modo per promuovere il territorio attraverso l'enogastronomia. Io penso che sia una forza per la nostra città, e pertanto bisogna insistere su questo tipo di eventi perché possono portare grandi frutti nello scenario internazionale. Noi speriamo proprio di trovare qualcuno di questi vini che, dopo averli assaggiati, sono uno più splendido dell'altro, di trovarli anche qui a Sorrento nei nostri locali. Sì, certamente i ristoratori e gli imprenditori della ristorazione dovranno investire in questo nuovo settore che è poco diffuso in Italia. Però gli stranieri sono amanti di questo tipo di vino e spero che anche i sorrentini capiscono che è un'ottima occasione che, diciamo, dà la possibilità di far conoscere un prodotto di eccellenza italiano. Del resto lo mettiamo vicino alla pizza, quindi non potrebbe essere diversamente. Sicuramente, ma alla buona pizza principalmente. Grazie.